Ciao raga, ciao! Ho finalmente il video chiacchiere 17esimo. Cavoli, però. Allora, volevo fregarvi prima di iniziare, ma non ce lo vogliamo dare un veloce sguardo al look? Certo che ce lo vogliamo dare. Allora, questo trucco l'ho realizzato e l'ho filmato anche. Purtroppo la seconda parte, tutto sfocato, sfocato, però pazienza. Giallo, bronzo, marrone. Rossetto no, Whirl, che è un matte della MAC, un scioglilingua praticamente. Ho fatto il contouring, ma certa mo. Ho messo le ciglia finte, quelle che mi piacciono di più ultimamente, non sono tanto, tanto forti. Ho messo anche all'interno la riga bianca con l'eyebrow della Benefit, che sarebbe da mettere sotto l'arcata sopraccigliare. Ma Katia De Ket mi ha detto che si può mettere anche dentro, lei l'ha provato, infatti sta tutto il giorno. L'abbiamo fregati. Poi cosa volevo dirvi? Altre cose, ma questo è video chiacchiere, quindi con calma, e con calma. Oh, mi sono dimenticata le orecchine, adesso vado a metterli. Mentre le unghie sono in parte mie e in parte attaccate e poi smaltate. Indovinate quali sono quelle attaccate e quelle no. Questo è il nuovo indovinello. Allora, beh, intanto diamo uno sguardo al look. Questo è un maglioncino con la tasca a marsupio e ha il cappuccio, è lungo, molto lungo. Io ho messo questi pantaloni giusto per cambiare un po', anche se non sono dimagrita e non entro nella maggior parte dei pantaloni che ho nell'armadio, però qui dentro ci sono entrata a fatica, ma ci sono entrata, come vedete, e basta. Adesso che sono qui mi metto gli orecchini marron, volendo trovarli posso mettere anche questi, giusto? Ah no, questi urca, questa è la morte sua proprio. Questi fantastici. E beh, c'è il marrone con il giallo. Dico io, perfetto. Allora, raga, come state? Adesso vi spiego tutta la mia situazione. Possiamo iniziare. Il coso così va bene o preferiamo così? Vediamo, preferite. Boh, lasciamola così. Allora, partiamo in quarta. Ho detto tutto del trucco, bla 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 bla. Raga, questi sono tutti i saluti che devo fare. Allora, faccio in fretta a salutare perché ho tante cose da dirvi. Isabella Weasley, Claudio Profeta, che aveva tirato fuori dal blocco del lettore, The Watchmaker, mi segue da quando avevo 100 iscritti. Marika, che mi segue da Instagram, Claudia Barbieri, Sweets Saretta su Instagram, poi due amiche che mi seguono su Instagram, ma sono amiche loro due. Finalmente le saluto, l'altra volta mi sono dimenticata. Sofia Bertamini e Denise Zanini. Oh, finalmente! Poi Arancolina Pompom, che ha 9 anni. Ciao! Non ti rovina a vedere me, eh? La mamma lo sa. Chiara delle Vedove, ciao. Simone Vieni, ciao. Forse ti ho già salutato, fa niente. Marco De Rosa, ciao. Sabrina Glamour Style, che ha un canale YouTube, quindi andate a vedere anche lei. Poi Alessia Panaia, giusto? Ciao. Elisa Pericolo, Roberta Bordi, Rita Fimo, che vende sia su Instagram, e andate a vederla anche su Facebook se non sbaglio, ma qui sotto vi metto tutti i link. Fa delle creazioni di Fimo molto carine a basso prezzo, quindi andate a vederlo. Ok. Danny, Kevin Giliberti, Alessia Di Renzone, Mara Francesca e Joseph Style mi segue dal Belgio.
Non so come dire il tuo nome, pronunciare. Se Joseph, alla francese, o Joseph, all'inglese. Non so, fammi sapere. Comunque mi segue dal Belgio e sono molto molto felice. E ha aperto il canale di YouTube Joseph Style perché mi adora e ha voluto fare anche lui questo, per seguirmi, insomma. Questi sono tutti i miei saluti, mi avete chiesto di salutarvi, quindi l'ho fatto molto volentieri, tutto segnato sulla mia file of facts. Sono molto felice e mando a tutti e a tutte queste persone un bacione immenso. Oh, e adesso passiamo ad altre cose. Ho qui degli appunti per non fare il video comunque lunghissimo, ma nemmeno cortissimo. Allora, questo video chiacchiere lo metto, diciamo sarà in onda, una quindicina di giorni prima del mio spostamento con l'ufficio. Quindi, prima di tutto, parliamo del lavoro. Oh, bene, siete pronti per stare qui 3 ore? Ma io sì, sinceramente, mi devo sfogare. Allora, come chi mi segue sa, mi devo spostare come ufficio. Tutta la nostra bella dittarella si sposta in un altro paese, però sempre vicino. Invece di una canzone riuscirò a sentirne due, perché non ci sono semafori, mi ero sbagliata l'altra volta. Nell'andare non ci sono semafori, poi il ritorno fa niente, l'importante è venire fuori, andare e tornare a casa, fa niente, perché ci sono due strade che si possono fare al ritorno. Ma forse non c'è semaforo nemmeno al ritorno, quindi sentirò due o tre canzoni, diciamo, ecco. Quindi lo spostamento non sarà un trauma come lontananza da casa, ok? E questa è una cosa buonissima. Il lavoro c'è, non manca, quindi cosa fantastica, non mi lamento. Vi parlo del mio posto, proprio posto inteso come postazione, make-up, no, postazione lavoro. Allora ho qui un bel disegnuccio, perché ci hanno portato finalmente a farci vedere questi benedetti uffici nuovi, così mi sono fatta un'idea. Voi crederete che dopo averlo visto io abbia dormito meglio di notte? No, peggio, molto, molto peggio. Allora, vi faccio vedere questo disegno. Se volete, mettete il ferma, il fermo e guardate bene. Allora, questo non è soltanto un ufficio, ce ne sono altri. Infatti, da questa parte, giusto? Sì, altro ufficio. Da questa parte si va in altri uffici. E poi fuori ci sono i bagni, ok, va bene. Come potete vedere, qui c'è il muro, qui c'è il capo ufficio. Cosa c'è scritto? Scusate. Ah, certo, qui ci sono tutti i colleghi. Qui è questa sarà la scrivania mia e di Alessia. Qui c'è il capo ufficio, ok? Giusto? No. Ah, no, 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 qui c'è un altro collega e qui c'è la porta che non porta all'esterno, ma porta al corridoio dove ci sono i bagni. Quindi la cosa bella è che potrò alzarmi e andare in bagno senza vergognarmi troppo perché sono molto vicina. Un cesso va vicino ai cessi, diciamo così. Mentre l'uscita vera e propria sarà passando attraverso l'altro ufficio, quindi tutti mi vedranno sempre, sempre, tutti, tutti, tutti. Ma però anche adesso, più o meno, vabbè. L'unica cosa, guardate bene il mio posto, no? Allora, questa è la scrivania, qua c'è il muro. Se qui si mette Alessia, guardate il mio posto e ditemi voi se questo posto è per persone intelligenti, cioè fatto, messo, ideato, organizzato da persone intelligenti. Cioè, io adesso non vorrei che l'ingegnere lì, l'architetto, mi querelasse. Però ditemi se questo posto è bello. Allora, io sono con le spalle ai miei colleghi. I miei colleghi possono guardarmi
a parte le spalle, i capelli, ecco, è anche lo schermo, quello che sto facendo e lavorando. E mentre io cosa vedo? A parte che qui c'è Alessia, ma non la vedo, perché davanti c'è il suo PC. Cosa vedo io? Il muro. Io ho pensato di mettere dei poster di uomini nudi, ecco, diciamo così, per tirarmi su un po' di morale. Voi cosa ne dite? Ovviamente che non si possono mettere questi poster di uomini nudi. Ecco, primo. Allora, cosa è successo? Che io ho litigato con Alessia. Perché? Perché quando siamo andati a vederlo, lei mi fa, sai, è meglio che io mi metta da questa parte e tu dall'altra, perché anche se vedi il muro, tu comunque fai 6 ore, mentre io sto qui tutto il giorno e vado via alle 5:30, no? Così almeno do il viso, cioè posso vedere tutto l'ufficio e vedere i colleghi. Allora, come ragionamento, effettivamente ha ragione, giusto? Ma io, povera tapina, che vedrà per 6 ore, no, per 6 ore no, perché io devo lavorare, avrò il mio computer davanti e lavorerò, sapete che io faccio lavoro e sbaglio, sbaglio e lavoro. Il capo ufficio sarà là, quindi mi vedrà. Ma io che visione avrò? Perché non è che vedo Alessia, io vedo il mio computer. Se faccio così vedo il suo computer. Quindi, come visione, non c'è neanche una finestra perché sono tutte dall'altra parte, ecco, mi verrà pure la luce addosso. Io ho il muro, le finestre sono tutte dall'altra parte e hanno già detto, perché questi colleghi sono quelli più calorosi che ci sono, quindi hanno già detto che terranno le finestre aperte e io morirò, mi vedrete con imbacuccata, con i piumini, le termocoperte, guanti, cappelli, sciarpone. Perché? Terranno le finestre aperte anche d'inverno. Ecco, quindi questo posto mi fa un po' vomitare. Quindi poi farò il video chiacchiere 18esimo dopo che mi sarò spostata. Magari datemi qualche giorno di ambientamento e poi vi saprò dire. Arimo, eccoci, telefonata fatta. Era Antonio. Andremo al cinema in settimana. Allora, stavamo dicendo dell'ufficio, giusto? Che il posto mo fa vomitare. Poi vi dirò nel prossimo video chiacchiere. Datemi dei consigli. Non ditemi sparati, perché quello lo farei già volentieri da sola. Quindi mi dovete dare dei consigli positivi, ok? Poi volevo dirvi che la radio, dopo la bellezza di 28 anni, no vabbè, non l'avevo messa subito, sapete che avevo detto che la radio era stata una mia grande conquista da mettere nei telefoni per la gente in pausa, no, per la gente che telefona, no? I clienti che telefonano e restano in pausa mentre passi le telefonate, non c'è il centralino, però risponde chiunque, poi si passa alla persona interessata. E avevo insomma la conquista della radio e avevo messo RTL. Ultimamente mi aveva un po' rotto le scatoline e quindi l'ho cambiata. Adesso ho messo R101. Non so, ditemi se vi piace. Comunque a me piace moltissimo e anche ad Alessia, per fortuna. Quindi se rimane quella ci va bene, poi vedremo. Volevo dirvi, prima vi ho detto che ho litigato con Alessia, litigato è una parola grossa, un po' discusso, un po' arrabbiate siamo state per 3-4 giorni, forse ve l'ho già detto anche in altri video, ma si è sistemato tutto perché non riuscivamo a stare con il muso, e anch'io, una cosa stranissima, non riuscivo, avevamo cancellato tutte e due i numeri di cellulare, quindi il martedì sera io morivo perché avrei voluto scriverle, ma non avendo, insomma. Poi il mercoledì mattina, per fortuna, lei è venuta di lì, insomma, dai, veniamo a parlare, siamo andate a parlarci e ci siamo chiarite. Però il posto resta quello, ma la radio l'ho cambiata e poi vedremo, insomma.
Adesso va tutto bene, eh? Poi, dunque, il lavoro ve l'ho detto. Ah, poi il braccio. Allora, il braccio sono andata dal medico. Purtroppo, è una malattia e non so... Allora, si chiama epicondilite, praticamente è il gomito del tennista. Questa malattia è detta così. Può venire a chiunque, non bisogna essere per forza tennisti, perché io non lo sono, e può venire per la cattiva postura mentre si lavora o mentre si studia. Praticamente non posso più appoggiare il gomito, la punta del gomito, mentre lavoro e anche fare le altre cose. È una settimana che lo so dal medico e quindi cerco di stare attenta. Dovrò comprare un tutore che si mette qui, poi ve lo farò vedere quando mi arriverà, per non appoggiare appunto il gomito, ma soltanto il braccio, per tenerlo un po' sollevato. Il dolore dovrebbe passare, perché a me il dolore non è ancora passato, mi dà un fastidio che non vi potete immaginare, perché è continuo, 24 ore al giorno, continuo. Mi ha detto di mettere il Voltaren, e l'ho messo, la metto la crema 3 volte al giorno, la spalmo dolcemente, doucement, come c'è scritto sul bigino della medicina, insomma, della crema, ma si è infiammato l'epicondilo, ecco, e si chiama epicondilite. Non ci si può fare niente, l'unica cosa appunto è non appoggiare più il gomito. Dovrebbe passare, ma misericordia, ma speriamo, perché di qua mi sta venendo il tunnel carpale. Raga, io lo so che è per colpa del lavoro, no? Dell'ufficio, del lavoro che faccio, perché ho sempre il mouse, sempre, non proprio tutte le 6 ore, perché vado in bagno, vado a fare la pausa, però forse un bel 5 ore uso sto mouse. Non contenta, quando vengo a casa ho anche il computer di casa, no? Quindi vado avanti ancora, magari certe volte il pomeriggio, poi più la sera. Questo adesso io sto attenta a non appoggiarlo più. E state attenti anche voi. Pensate che io qui ho addirittura il callo. Il callo. Perché tenendolo appoggiato tutti questi anni, 28 anni che lavoro, tenendolo appoggiato è venuto il callo. Hai voglia di mettere creme per le mani anche, idratanti, emollienti, tutto quello che volete, ma il callo c'è. E purtroppo adesso è venuta anche questa infiammazione, perché non ce la fa più, poverino. È stato per dirmi, uè, basta. Quindi devo stare attenta anche a quello. Vabbè. Poi volevo dirvi, credo ultima cosa, perché non so, poi vediamo se mi viene in mente altro, ma ultima cosa segnata, sono di nuovo le vacanze. Allora, io lo so che purtroppo tanta gente non può andare in vacanza per la mancanza dei soldini. Io sto facendo i salti mortali, come avete visto, basta video haul, perché non compro più nulla, perché tra poco, quando mi risponderanno, dovrò pagare la caparra, ed è una bella cifra che per il momento non ho. Quindi non voglio spendere nulla per questo mese di febbraio e aspettare lo stipendio e poi pagare la caparra. Quindi anch'io sto facendo i salti mortali, perché non voglio rinunciare alle vacanze, ok? Piuttosto non compro più niente, perché di trucchi credo proprio che non mi... Di trucchi non mi mancano. I trucchi, insomma, quella roba lì. Questo è il trucco. Questa è la palette con la quale ho fatto il trucco di oggi. Quindi devo usare le cose che ho, non spendere, anche i vestiti, come vedete, cioè l'ho trovato lì nell'armadio, ma è ovvio, anche i pantaloni erano lì, ne ho 3500, devo mettere quello che ho e risparmiare, anche perché poi in vacanza, lo sapete, mi piace uscire a mangiare in campeggio, anche se costa meno delle pizzerie fuori, comunque al suo costo, no? E non dico tutte le sere, ma una sera sì, una sera no. Ecco, non ho voglia tanto di fare da mangiare, perché altrimenti non sarebbero vacanze. Tutta
È tutto l'anno che non so cosa fare da mangiare, non ho voglia di fare da mangiare. Vado in vacanza, vorrei rilassarmi un attimo e uscire, mettere le gambe sotto il tavolo senza pensare a nulla. Ma ci vogliono i soldi. Quindi io ho già istituito la cassettina dove si mettono i soldini, non compro più nulla se non il tutore per il mio braccio santo e piccolissime cose. Questa proprio perché la volevo, la matita bianca all'interno, se no veramente basta. La radiolina dei cinesi non funziona già più. Michael, vabbè. Comunque non funziona. Fa finta, ma se l'appoggiate lì non va più. Boh. Sì che ho cambiato anche la pila e tutto. Insomma, queste saranno di nuovo le mie vacanze, sempre al campeggio di Punta Ala a Baia Verde. E chi vuole venirmi a trovare, può. Che mi diverto un sacco, le solite 2 settimane all'interno di luglio. All'interno di luglio, ma che sto dire? E raga, a me sembra di aver vedetto tutto. Il canale va benissimo, siamo sempre di più, ma non so che vi faccio. Mi dite che vi porto allegria, e sono molto felice. I miei animaletti, animalucci vi piacciono tantissimo. A proposito, Tobia, vieni, non hai ancora, non sei ancora venuto a salutare questa mattina, amore, stavo dormendo. Attapirati, che la mamma ti ha svegliato, povero, sta ancora russando. Scusa, scusa. Vai, amore, vai. Scusa. Bello, stavo addormentolino. Vabbè. Adesso vai avanti, dai. Devi venire a salutare. Dai, vieni. Yeah. Piano, piano, le zampettine, amore. Eh sì. Vabbè, insomma, raga, scrivetemi qua sotto tutto quello che volete. Stavo dicendo che come canale stiamo andando bene, io sono felicissima. Che dirvi di più? Persino gli haters mi chiedono scusa alla fine, perché io lotto per far capire le mie ragioni. Raga, ma che una di 50 anni non può più fare niente? Ma io non lo so, scrivono le ragazzine e i ragazzini. Ma 50 anni non può. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Cosa faccio a 50 anni? Mi metto nella riserva indiana? Cosa faccio? Eh sì, mi fa male adesso. Devo andare a mettere la crema. Cosa si fa a 50 anni? Cosa? Cioè, si vive normalmente, si va avanti, raga, altrimenti uno si spara, che il mondo non finisce a 50 anni, dai. Ma sapete quante cose? Che ieri sera Gerry Scotti. No, era Gerry, era lo zio Gerry. No, non mi sembra. No, no, era qualcun altro. Che comunque ha detto: ma cavoli, la vita di una donna dopo i 50, ma è la quarta giovinezza, la quinta, che ne so. Ma veramente, perché non si hanno più tanti problemi, si può. Capito? Chi deve capire, capisce. E quindi ci si. Capito? No, veramente, non potete scrivere così, perché poi avete anche dei genitori che hanno quell'età. E cosa devono fare? Ma che se vi fanno tutto quei genitori lì? E poi dopo quando come si dice? Gli fate fuori i nipotini, magari glieli spalmate lì, che io aspetto quello di mio figlio, ma è un maschio, non me lo porterà mai. E i vostri genitori vi fanno tutto, cioè hanno 50 anni, cosa devono fare? A volte mi lasciate basita, allora lotto perché dico: non è giusto che una 50 anni non faccia più niente. Io lo so che magari fare i video su YouTube magari è strano, può sembrare strano, ma se a una piace, una magari va a fare fotografia, va a fare le passeggiate, non so, ma non ci si deve. Sono un po' meno pessimista di quelle volte in cui ero un po' più depressa. Adesso è così così, lasciamo non fatemi pensare all'ufficio perché allora lì proprio non ci siamo. Ma come vita in generale, direi che
lasciando perdere la mia depressione, voi cinquantenni, vi prego, che magari guardate il video con le vostre figlie o i vostri figli, cioè, ma fate quello che volete, non dovete essere schiavi o schiave dei vostri figli, che io poi faccio da autista, vero, lasciamo perdere, ma dovete ritagliarvi qualche ora alla settimana per voi, ma veramente, io sto proprio capendo l'importanza di questa cosa, perché non è possibile, siamo genitori, va bene, siamo vecchi, ma dove? 50 anni, ma raga, adesso le persone vivono fino a 100, 110 anni, 120 e sarà sempre così, peggio, quindi... Insomma, poi litigo con gli haters, alla fine mi chiedono scusa. Molto bene, non c'è neanche il gusto di... capito? Quindi anche lì mi dico, ah sì, ha ragione signora. Signora, certo. Ma diamoci del tu, raga. Diamoci del tu. Io lo so che sono più grande di voi, ma lo sapete che sto crescendo. E che ne so, fra 30 anni, 40 anni mi direte, ehi Paola Style, sono cresciuta insieme a te. Ecco, vabbè, ho sporcato dappertutto, adesso vi saluto, basta, queste cazzate, diciamo, di lovo. Ho sporcato anche la, come si chiama, l'agenda. Ecco, mi sfuggono le parole, quello sì, ecco, che a 40 anni non mi succedeva, mo a 50 sì. Vi mando un bacione, se vi va, ci vediamo in un prossimo video. Viva la vita, eh! Ciao ciao, raga!